Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 23 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Giovedì progettuale con cambi di programma. Qualunque cosa decidano gli altri per voi pigroni va benone, preferite andare a ruota piuttosto che spremere le meningi e combattere per difendere i vostri piani. Lasciando fare a loro scaricate ogni responsabilità, rilassandovi di straforo come sognate da tempo, anche quando non potreste. L'ispirazione creativa offre sempre ottime scuse, quando il genio produce bisogna lasciarlo in pace. Dopo una giornata chiusa in ufficio, magari tutto acciaio e vetro, l'aperitivo in terrazzo suona il gong della primavera, segue una cenetta epicurea, testimone della vostra abilità ai fornelli o almeno della raffinatezza del vostro palato. Con Giove, Mercurio e la Luna allo zenith, lui sì che se ne intende. Dolore e angoscia si potrebbero impadronire di voi e darvi problemi e noie conseguenti. Periodo tormentato da dubbi, incertezze, in amore tutto sembra compromettersi sotto la forza di litigi e rotture frequenti. Un periodo in cui non bisogna distrarsi assolutamente per non incorrere in errori che potrebbero rivelarsi fatali. Il vostro miglior alleato per oggi è proprio l'amore, alcuni di voi sapranno cogliere delle importanti vittorie in campo sentimentale. Anche i single avranno momenti da vivere con intensità, per qualcuno poi l'incontro di una persona nuova potrebbe essere decisivo e di assoluta importanza. Occhio ai nuovi incontri, si profilano all'orizzonte situazioni nuove e imprevedibili. L'amore oggi porterà con sé tanti sospiri, qualche malinconia e qualche rimpianto. Tiratevi su e uscite, cercate nuove amicizie e soprattutto rafforzate le vecchie amicizie. Non abbiate fretta con il vostro partner, siate più fiduciosi e guardatevi bene dal polemizzare troppo in questo periodo. Novità in amore, soprattutto per i nati di sabato. Per i single potrebbe essere la volta buona, ma ponderate tutto e bene prima di prendere qualsiasi decisione. Nei rapporti personali la tua capacità di donare può essere ostacolata dalle preoccupazioni per il lavoro e il privato. Portate sempre con voi il buon umore e il sorriso, oggi vi troverete ad affrontare delle situazioni in cui è richiesta tutta la vostra diplomazia. Meglio sarà per voi se vi mostrerete coraggiosi e poco disponibili ad accettare tutto dai vostri amici e dal vostro partner. I single farebbero meglio a scegliere bene tra le loro amicizie. Pensare di aver conquistato la persona giusta non vi deve far crogiolare. Non date nulla per scontato. Ponetevi dei limiti nelle spese, soprattutto se avete in progetto qualcosa di importante, in cui diverrà fondamentale il risparmio. Sappi distinguere quali sono le battaglie degne di essere combattute e quali invece sono da lasciare. Le persone che vi stanno intorno sono stufe di darvi i propri consigli, dato che non li prendete mai in considerazione. Qualcosa si interpone tra voi e i vostri obiettivi amorosi, ma potrete raggiungerli davvero applicandovi con impegno e determinazione. Saturno ospitato nel segno amico dei pesci innalza il livello della vostra lucidità mentale, specie se siete nati in giugno. Di solito voi usate più l'intuito della forza di deduzione logica. Oggi, però, sarete portati a servirvi di questa seconda splendida facoltà umana per trovare soluzioni nuove, speciali e vincenti a ogni problema contingente. La vita familiare appare discretamente serena. Arrivano in casa vostra zie e zii, nipoti e cugini. Con il vostro tipico garbo e il fortissimo senso di ospitalità, predisponete il modo migliore per accoglierli. Luna in posizione favorevole. Continuo a pensare che questo inizio di anno sia stato per molti Cancro problematico anche in amore. È ovvio che non è che tutti litighino e si lascino, però le coppie più forti discutono ancora sulla gestione della casa, per i figli. I vostri propositi per questa giornata potrebbero essere un tantino più lungimiranti rispetto a quelli fatti in passato, poiché ora vivete nella consapevolezza di essere più sbrigativi e più ottimisti. Partite da un punto buono e non da un passo indietro, per questo riuscirete oggi, come in futuro, a costruire qualcosa che per voi conterà molto e che vi aumenterà l'autostima. Proprio ciò di cui avete bisogno. Giornata mondiale dell'acqua,
quanto mai attuale con gli attuali problemi di siccità che stanno attanagliando il pianeta. A impensierirvi anche l'input focoso di tutti gli astri oggi in Ariete, segno battagliero allo zenith rispetto al vostro, dunque in quadratura. Il Sole, la Luna, Mercurio, Giove, tutti a indicarvi una direzione diversa dal vostro sentire. Tuttavia vi dovreste fidare, perché il Re degli Dei, sovrano, giudice e anche gran sacerdote, non potrebbe prendere cantonate. Fidatevi della sua saggezza, nei panni del capo, di un genitore, di un parente autorevole. Amore ed Eros. Per dedicarvi ai vostri interessi trascurate il partner, che offeso si ritira nella Torre d'Avorio, e allora addio intesa. Aspettative esagerate rispetto alla realtà dei fatti, non pretendete dall'altro ciò che siete i primi a non garantire. Discussioni a tavola con i genitori, i suoceri, i fratelli, insomma, nessuno sembra apprezzare la vostra ottima cucina e anche la pace e il silenzio monastico da voi evocati durante i pasti sono argomento fuori luogo, quando tutti hanno qualcosa di importante da comunicare le voci si accavallano e le espressioni e la mimica inevitabilmente si alterano. Cari Cancro, in amore il cielo promette bene con la luna dalla vostra parte. In arrivo delle novità sentimentali. Ottimo periodo anche per quanto riguarda il lavoro. Se qualcosa o qualcuno vi fa innervosire, cercate assolutamente di non perdere la calma. Potreste dover fare un grande sforzo in tal senso, ma meglio mordersi la lingua che rovinare tutto. Una bella combinazione di passione e di romanticismo caratterizza, in questa giornata, il vostro modus amandi. Specie se avete una frequentazione amorosa di tipo occasionale, sperimentate un senso di abbandono emotivo particolarmente coinvolgente per voi e per la persona che avete accanto. Le coppie stabili appaiono invece rinvigorite da un tipico e classico momento di ritorno di fiamma. Lavoro e denaro? Possibile restare attaccati al PC o col naso sui libri tutta la giornata e ancora qualche ora la sera? La risposta è sì se siete ambiziosi a caccia di conferme oppure se un'emergenza vi vuole in pista mentre gli altri escono a divertirsi. Una questione legale, per quanto imbarazzante andrà a buon fine, basterà dire la verità. Siete spinti da grande passione e spesso non riuscite a contenere le vostre emozioni. Ebbene oggi lasciate libero sfogo ai sentimenti, non abbiate paura. Mettete l'anima nel lavoro che state facendo. Sarà l'unica via per ottenere i risultati sperati. Se svolgete una professione che ha a che fare con l'immagine, l'arte, la moda, il design, sarete protetti dalle combinazioni planetarie riuscendo a centrare quegli obiettivi piuttosto prestigiosi che volevate da tempo. Questa ipotesi è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 9 del mese di luglio. Benessere. Mal di testa, pressione alta, occhi stanchi, tutto normale se siete in fibrillazione per il lavoro e passate la giornata in cerca di alternative, a quanto pare improbabili. Almeno la serata dedicatela a voi stessi, con un bagno rilassante al tiglio o alla calendula. Per gli occhi stanchi intramontabili gli impacchi alla camomilla. Ecco alcuni consigli per migliorare la vostra salute, curate l'alimentazione e fate tanto sport, senza eccedere con gli sforzi. Potreste fare attività fisica in dolce compagnia. Per lei, rispetto la logica, spesso zoppicante, l'intuito non vi tradisce, prendetevi il vostro tempo per riflettere e ascoltare i messaggi dei vostri sogni. Per lui, nella giornata mondiale dell'acqua, beni da salvaguardare, una cenetta a base di pesce, il suo inquilino per antonomasia, è quel che ci vuole per ribadire la sua importanza. E allora via libera all'antipasto di scampi, spaghetti allo scoglio e orata al forno. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.